Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Movimento 5 Stelle di Battista dice: chiedo assemblea costituente per confronto di tutte le anime. Grillo dice: da terrapiattisti a pappalardo, pensavo di averle viste tutto, ma c'è chi ha senso del tempo del film Il giorno della marmotta. L'esponente 5 Stelle, intervistato in mezz'ora in più, ha assicurato di non voler far cadere l'esecutivo. Poi la richiesta di un congresso 5 Stelle oppure di un'assemblea costituente quanto prima, poco dopo la replica su Twitter del fondatore. L'ex deputato dice: evidentemente siamo in dissenso, chi non è d'accordo spieghi perché. Paolo Massari, il giornalista ed ex assessore di Milano arrestato per stupro 10 anni fa, lasciò la giunta Moratti per accuse di molestia. La vittima è stata soccorsa attorno alle 21:45 dalle volanti mentre con i vestiti strappati in strada in via Nino Bixio chiedeva aiuto. Alla clinica Mangiagalli, dove è ricoverata, i medici hanno accertato la violenza subita. Il 54enne dipendente di Mediaset è stato portato a San Vittore. Nel giugno 2010 le dimissioni dopo le accuse di una dipendente comunale e di una diplomatica norvegese. USA, afroamericano ucciso ad Atlanta, migliaia di manifestanti in strada, fuoco un ristorante. Licenziato l'agente che ha sparato. Le proteste e la rabbia per la morte di Rayshard Brooks, ucciso da 3 colpi di pistola alla schiena, esplosi da un agente mentre scappava in seguito a un controllo. Il 27enne stava dormendo in auto. Le persone hanno invaso la città e poi si sono radunate nel parcheggio dove è stato ucciso. Hanno bloccato l'autostrada e data alle fiamme il locale della catena Wendy's. Si dimette anche il capo della polizia, Erica Shields, considerata uno dei volti positivi tra gli uomini in divisa. Tangenti per superare concorsi, ora indagine spunta sui complici. Il candidato dice: la psicologa mi ha chiesto solo se ero fidanzato. Gli inquirenti stanno cercando di identificare tutti coloro che hanno permesso al gruppo degli indagati di garantire a centinaia di candidati in cambio di mazzette che superavano anche i 20.000 euro il posto fisso nei vigili del fuoco, in polizia, nella guardia di finanza e nell'arma dei carabinieri. Da un'intercettazione si comprende che il sistema andava avanti da 10 anni. Lombardia, la protesta delle famiglie con disabili. Agli arresti domiciliari dall'inizio del lockdown, senza centri assistenza, la regione ci aiuti, così hanno detto. Da quando è iniziato il lockdown, i nostri figli con disabilità siamo agli arresti domiciliari. Siamo qui per chiedere aiuto. Il grido d'allarme di alcuni rappresentanti del Comitato Famiglie Disabili Lombarde che si sono dati appuntamento sotto agli uffici della Regione Lombardia per chiedere alle istituzioni di ascoltare le persone con disabilità e le loro famiglie. Le continue delibere, spiega il presidente del comitato Fortunato Nicoletti, non hanno risolto i nostri problemi. I centri diurni e quelli semiresidenziali per i disabili non riescono ad aprire con questi protocolli stabiliti dalla Regione, mentre l'assistenza domiciliare è stata completamente dimenticata. L'assistenza a domicilio in Lombardia durante le settimane di crisi sanitaria è stata fortemente trascurata, come raccontato anche dal fattoquotidiano.it, e ora si cerca di tornare gradualmente alla normalità. Notizie da Napoli e dalla Campania. Il coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore nessuna vittima e 19 pazienti guariti. Il bilancio delle ultime 24 ore in Campania, quindi nessuna vittima, il totale resta fermo a 430 e 19 pazienti guariti, che passano a 3.860 dall'inizio della pandemia. Il numero dei contagiati è 4.609 su un totale di 240.290 tamponi. A questi si aggiungono i 12.862 tamponi dello screening sulle commissioni d'esame personale scolastico con 0 positivi. Litigano in strada per una donna, poi si ritrovano in clinica e finisce accoltellati. I carabinieri della stazione di Acerra hanno arrestato per tentato omicidio un 46enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I fatti sono avvenuti questa notte presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra. L'arrestato in compagnia del padre ha affrontato e poi aggredito con vari fendenti 3 persone, un 51enne, un 60enne e un 43enne. Il 51enne è stato trasportato in codice rosso per ferite da tagli al torace, mentre l'ospedale Cardarelle di Napoli, dove è tuttora si trova in prognosi serbata, è in pericolo di vita. Le altre 2 persone in osservazione con ferite da taglio, ma non sono in pericolo di vita.
Notizie da Treviso e dal Veneto. Nubifragio su Pederoba, frane e allagamenti, sott'acqua sono finiti i garage e scandinati, vigili del fuoco al lavoro. Il sindaco ha detto un disastro, mi viene da piangere. Minaccia con un coltello due donne islamiche velate, denunciato 57enne trevigiano. L'uomo avrebbe anche estratto un coltello da cucina e solo dopo l'intervento del personale di vigilanza lo ha rimesso in borsa e ha provato a rifugiarsi in un bagno. Torna Postal Market e parla Trevigiano. Storeden creerà il nuovo catalogo. L'azienda di Francesco Davella è socia del progetto. Dice: non siamo l'Amazon italiano, il nostro modello è diverso. Vini nella Marca, il fatturato crollerà del 30% e anche la Dodge congelerà la vendemmia. Gallarati, Scotti e Bonaldi, presidente di Confagricoltura, dice: il calo dei consumi si fa sentire, i consorzi si parlino, serve una visione unica. Paese e i ladri fanno saltare il postamat, ma devono scappare a mani vuote. Il colpo è stato tentato nella notte tra sabato e domenica. Sul fatto indagano ora i carabinieri. Si tratta dello stesso modus operandi usato nel furto di fonte sabato notte. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Coronavirus, zero nuovi casi e zero decessi. Gli attualmente positivi scendono a 170, mentre i totalmente guariti ammontano a 2783. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia, equivalente alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari, sono 170, due in meno rispetto alla giornata di ieri. Si staccano pezzi di intonaco dal palazzo, intervengono i pompieri. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area in via Uccellis a Udine. L'intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio in via Uccellis a Udine per la rimozione degli elementi pericolanti da un immobile. Una parte dell'intonaco è caduta a terra ed è stato necessario l'intervento dell'autoscala per rimuovere le parti ancora pericolanti. Il tratto di strada antistante è stato transennato per impedire il passaggio pedonale e il parcheggio delle auto. Passeggia vicino alla riva e avvista uno strano oggetto sott'acqua. È successo a Grado in Costa Azzurra. Il bagnante ha dato subito l'allarme. Cos'era? Ci facciamo la domanda. Un bagnante che stava passeggiando a Grado nella zona della spiaggia vecchia in Costa Azzurra, all'altezza del bagno Tivoli, ha notato qualcosa di strano sott'acqua. Ha dato subito l'allarme pensando si trattasse di una bomba. L'oggetto voluminoso si trova a 40 cm sott'acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Monfalcone, insieme ai carabinieri e alla polizia locale. Suore per la terza volta a bersaglio dei ladri, malviventi di nuovo in azione a Zovello di Ravascletto, rubati tutti i soldi. Per la terza volta i ladri hanno preso di mira la comunità di Suore, ancelle della carità, che hanno la loro casa a Zovello di Ravascletto. L'ultimo colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi, mentre le religiose erano assenti. Urtano un cordolo e si ribaltano, finendo sulle auto in sosta. Incidente intorno alle 3 di questa notte a Legnano Sabbiadoro. A bordo della vettura due ventenni. Incidente, appunto, come dicevamo, nella notte, poco dopo le 3 a Legnano Sabbiadoro. Un ventenne di Latisana che viaggiava con sua coetanea, pure lei di Latisana, con la sua Fiat Punto ha affrontato l'incrocio tra via Verona e via Annia, e mi è pari a velocità elevata. Ha urtato il cordolo del marciapiede e la vettura si è ribaltata, danneggiando due auto in sosta. Per fortuna i due giovani sono rimasti illesi e dopo l'allarme sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro, comandata dal luogotenente Nerio Loise. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.